età. È stata intitolata una piazza, Martiri del Secolo, proprio questa amministrazione comunale, la Giunta di Bello, in data 5 giugno 2002, ha intitolato questa piazza sita al quartiere Tamburi, tra via Foscolo, via Fogazzaro e via Donizetti. Una serie di battaglie per combattere lo sfascio della sanità, perché ogni comune avesse una struttura ospedaliera. E soprattutto per far sì che, alla luce di questa richiesta, terminino questi viaggi della speranza. Immaginiamo il dolore di chi soffre, ma dobbiamo altresì immaginare il dolore di chi è a fianco, il dolore dei parenti, dei congiunti. Sono stati fatti degli appelli al Papa e al Presidente della Repubblica, e parliamo di una battaglia che dura da 10 anni, così come l'impegno per quanto riguarda i ticket. L'associazione si è ristrutturata, l'associazione è ripartita alla grande, e quindi io vorrei che tutti i cittadini, a prescindere dal colore politico, sposassero questa causa, perché purtroppo siamo tutti sotto il cielo, e una sanità pubblica che funzioni è il requisito, l'elemento indispensabile di un paese che vuol dirsi civile. Altro merito va dato all'ANT, l'Associazione Nazionale Tumori, e proprio l'ospedale oncologico domiciliare che realizza l'ANT. Io visitando la sede ho avuto modo di apprendere veramente delle azioni encomiabili. Parliamo della ospedalizzazione domiciliare oncologica, del sostegno, dell'aiuto alla persona, un aiuto di natura sanitaria, ma anche di natura morale e di natura domestica, fornitura di materiali sanitari, lettini ospedalieri, materassi antidecubito e quant'altro, servizio porta a porta, servizio di ascolto per le tematiche legate appunto alla sofferenza. Ricordiamo che l'ANT svolge questo servizio a titolo completamente gratuito per chi soffre, ed è dotata di 16 medici, 6 infermieri e 2 persone che si occupano di attività amministrative. L'AIL, Associazione Italiana Leucemie, Linfomi e Mieloma, anche questa è un'associazione da elogiare. La Presidente Paola D'Andria ha costituito questa realtà nel momento in cui il marito ha avuto un problema di leucemia. E quindi anche qui assistenza domiciliare, medico-infermieristica e psicologica, 1500 interventi all'anno. E poi una bellissima iniziativa, è stata creata una casa AIL, cioè una casa, una struttura appunto per far sì che accogliesse coloro i quali magari abitano al di fuori del territorio tarantino, nelle vicinanze, e quindi potessero stazionare in questa casa. Quindi, ripeto, e mi avvio alla conclusione, certamente ho elencato alcune associazioni, potrei elencare l'Associazione per il Bambino Microcitemico, l'ANFAS, e tante, l'Associazione Diabetici Ionici e quant'altro. E quindi invito veramente, ecco, le istituzioni a essere certamente più partecipi, più sensibili. Ma perché tu sai quanto partecipiamo? Sì, sindaco. No, io, tu non lo no, sai. Un momento. Tu io sto, non lo sai. Allora, io vorrei completare. Allora, io sto dicendo che le associazioni hanno esternato le loro esigenze e hanno detto, pur ricevendo degli aiuti, e quindi va dato atto alle amministrazioni, sì, perché mi sono documentato. Ah, allora, mi dai l'esternazione di queste? Sì, subito. Bravo. Mi ero ripromesso di fare una puntata buona, eh? No, non è possibile. Non è possibile, dobbiamo operare in questa maniera. Ce l'ho in borsa. Questa, no, aspettiamo. No, valli a prendere in borsa. Voglio vedere l'esternalizzazione che queste associazioni hanno fatto a te. Allora, le associazioni hanno messo in evidenza questo fatto. Cosa? Fermo restando, cosa hanno messo in evidenza? Fermo restando l'impegno delle amministrazioni, e parlo delle amministrazioni in generale. No, io ho parlato al plurale, comune, provincia e regione, generalmente. Fermo restando l'impegno, mi hanno detto,
vedi che i fondi che noi, di cui noi disponiamo, sarebbe opportuno che fossero maggiori, vista purtroppo, vista purtroppo la crisi, le malattie che sventuratamente colpiscono i tarantini, così come altri cittadini del nostro paese. In questo senso l'appello, no, non è una speculazione, è un invito. Io non è che ce l'ho né con te o con la tua trasmissione. Voi, quando ricevete qui ospiti che magari hanno un atteggiamento più, come devo dire, disponibile, non consentono di fare delle cose che non sono accettabili. Caro D'Amato, come ti chiami tu? Abbate, come ti chiami tu? Tu non puoi speculare sindaco, con le parole. Sindaco, non sto speculando, sto solo dicendo. Le tue istruttorie non hanno un vero contraddittorio. Sindaco, tu io vai sto... a mistificare le verità ogni venerdì. Sindaco, ma sindaco, per favore... io parlo in maniera documentata, no, prima. Allora io mi fermo e voglio vedere queste associazioni che hanno riferito a te, che hanno detto a te queste cose. Sindaco, il problema... Allora io le dico io subito. Io voglio qui io le associazioni, le dico subito. Perché non è... Tu non sai quello sindaco, che fa sindaco, io so perché mi sono documentata... Tu ignori. Sindaco, io non... E sei lì sindaco, a fare che? Purtroppo... A fare che? A base. Sindaco... Ma regolati una regolata. Tu e la tua trasmissione. No, sì, sindaco. Non è possibile. Mi dispiace, ma non sindaco... Non è possibile. Voi ve ne approfittate perché la gente che viene qui è presa in contropiede. E no, non tutti hanno il coraggio sindaco, di dire quello che pensano. È stato te lo dico io quello che pensano. Ho solamente voluto dirle che purtroppo, non per carenza dell'amministrazione, ma perché ma purtroppo... Ora stai cambiando tiro. All'inizio hai già cominciato dicendo sindaco, che le istituzioni non sono potrebbero sensibili. Fare di più. Potrebbero fare di più. Tutto si può fare di più. Ma cosa tutto, vuole? Tutto, ma non è così quello no, che tu hai detto. Senta, io non avevo alcun intento politico. Che tu cerchi un minimo di spazio solo ed esclusivamente attraverso la ricerca spasmodica. No, sindaco, mi dispiace la sua acredine nei miei confronti. Sul campo del volontariato non te lo consento. Io solo esternato le esigenze su di chi soffre e basta. Ho fatto passare montagne di sciocchezze sul volontariato. Sciocchezze lo dice lei, non io. No, scusate, io adesso siamo... Ribadisco, ti ho fatto passare montagne di cose e non me ne frega niente, anche perché del tuo pensiero non mi interessa. Neanche del suo. Luigi, tu fai quello che vuoi. Io mi devo difendere. Io sono adesso, qui ospite, Luigi, io sono qui adesso, ospite. Grazie. Del tuo pensiero non so che farmene. Allora, sul volontariato... Siamo a Natale, sindaco, cortesemente. È Natale per tutti, no? Tu ci sei dentro ugualmente, perché sei responsabile. Sul volontariato non ti consento una parola sull'istituzione. Che sia comune, provincia o regione. Prima ti documenti e poi vieni qua a dire allora, cosa non facciamo. Va bene, comunque c'è e così la smettiamo una... di utilizzare sindaco, le istituzioni tanto per parlare. Sindaco, non sindaco, è possibile. Adesso ogni volta ci calmiamo un che po' vengo tutti qui allora. È sempre la solita storia. Non c'è una volta, una di numero, che non vengo qui e non c'è un problema. Si sta parlando di volontariato, si sta parlando dell'ANT, dell'AIL, ma ti rendi conto? Noi abbiamo io non prendo lezione da questo signore. Sì. No, qua nessuno... Ah, beh, allora, adesso che sia parlare. Ben chiaro. Sindaco, posso parlare? Bene. Oh, mettiamo un attimo. Questo signore, visto che è tanto bravo, si candidasse la prossima volta, invece di prendere 10 voti, andasse e diventasse consigliere comunale non credo che o circoscrizionale. Io vorrei spezzare visto più la polemica, non è mai perché... riuscito. Scusate, e poi portasse, sindaco, e poi portasse così il contributo sindaco, Natale, io sono venuto con intenti con sindaco, sono venuto con non intenti polemici, non sono venuto sulle con intenti associazioni di volontariato, pacifici. Non si specula. È una cosa di cattivo gusto e ve ne dovete assumere la responsabilità. Senta, non c'è stata nessuna speculazione. Allora, se lei no, ha qualcosa di personale contro di me, poi questo è un altro allora, paio. Vorrei mettere un attimo. Ho concluso. Sei l'ultimo nella graduatoria dei miei pensieri. Scusate, allora adesso vorrei mettere ordine. Solo poi c'è una suoi, registrazione, però. Magari la rivediamo insieme e ci rendiamo conto, perché molto spesso possono anche sfuggire dei passaggi. È la terza volta, no. Volta l'ha detto, la prima sindaco, mi sono stata zitta. Si è stata detta la seconda una, pure, è stata la terza detta no. Una cosa fuori è dalle righe. Non ho detto Luigi, nulla no, fuori dalle righe. No, scusa Luigi, un secondo, adesso non è, ditemi, dobbiamo smettere detto. Con la polemica. Se qualcosa è stata ogni detta volta, fuori dalle righe, se ho detto, noi
sindaco, le porteremo l'eventuale documentazione, ci mancherebbe altro, perché non si possono dire giustamente delle cose così. Ha invitato l'istituzione, a da soldi. Lui non sa a quello che fa, lui parla tanto per parlare, non sai quello che facciamo noi. Come a fornire più contributi. Ma che ne sai tu di quello che facciamo noi? Ma forse non mi sono spiegato. Cosa ne sai tu? Ma chi sei? Sindaco, ma chi è questo sindaco, signore? Lei non è questa polemica. Senta, io le ripeto, non c'è nulla di personale nei suoi confronti, le sto solo dicendo che le associazioni hanno detto: ora noi abbiamo 10 lire e ringraziamo per le 10 lire. Tu questo non l'hai detto. Se ne avessimo 15 non sarebbe meglio. E allora si riveda la registrazione. La terza volta ho parlato io. Si riveda la registrazione, non so altro cosa dire. Quindi questo vuol dire che sta dicendo... Niente di meno, ho detto solamente, ho premesso fermo restando l'impegno. Luigi, già che gli animi si sono io devo anche tutelare la mia persona. Luigi, scusami, già che gli animi si sono un attimino accesi, io specifico questo. Luigi, così mettiamo una volta per tutte una pietra sopra perché andiamo avanti così in conclusione con questo programma. Allora, Luigi voleva dire che alcune associazioni hanno detto che il Comune... faccio la traduzione. Che il Comune ha dato dei soldini a loro favore, ma ne vorrebbero di più. Questo penso sia il succo. L'ho detto. Allora, sindaco, vado avanti. Sì, sì, andiamo avanti. Grazie. Dunque, adesso c'è il TG Nuestro, che è una bella iniziativa in seno alla nostra trasmissione Polifemo, una edizione ridotta dedicata a Polifemo. TG Nuestro, collegamento con Enzo Valli.